vabbè, proviamo uno, tanto per provare, si clicca su scheda grafica e qui ci sono delle tendine di scelta per affinare la ricerca, uno dei quali per esempio è il prezzo, sono in dollari, vabbè. Ci sono schede grafiche più o meno care, e se vogliamo limitare un po' alla fascia che ci interessa, che ne so, così tra 225 e 300 dollari, possiamo limitare il filtro dei risultati a questa fascia di prezzo. Poi c'è un sistema operativo, vediamo un po', ecco, vedete che c'è anche Mac, però la maggior parte sono tutte distribuzioni basate su Linux. Prendiamo il solito Ubuntu 10.04, che è poi quello che sto usando adesso. Poi qui kernel, display driver, Nvidia, ecco, se vogliamo proprio la marca della scheda grafica, ecco, vogliamo limitare a una certa marca oppure lasciamo via per averle tutte. OpenGL, ecco qui kernel, OpenGL, diciamo, sono informazioni tecniche che diciamo lasciamo perdere, ecco, non stiamo lì ad inventarci chissà che, se non sappiamo cosa mettere lasciamo via il campo, mettiamo ciò che è facile da capire cosa mettere, poi si schiaccia search e qui vengono fuori i risultati. Non ho limitato per un certo modello, cioè scusate, per un certo fabbricante, quindi sono mescolati Nvidia, ATI e vari Intel, tutti i fabbricanti che creano schede grafiche. Poi per quel dato prezzo, che avevo poi limitato anche il prezzo, non so, poi si clicca su un certo modello, che magari è quello che abbiamo sul nostro prospetto vicino a noi del nostro PC, leggiamo un po' com'è il prezzo, con quali sistemi, con quali distribuzioni Linux è stato provato, eccetera, eccetera. Si possono anche vedere i risultati dei test di performance che questo sito fa, eccetera, eccetera. Ecco, questo è molto pratico, utile e molto dettagliato, per capire se i componenti del nostro futuro PC sono come effettivamente ce li aspettiamo. Torniamo indietro. Il primo link l'abbiamo visto, poi vediamo un po' in ordine, il secondo link è un search generico. Ecco qua, diciamo che se non sappiamo bene cosa cercare è difficile magari scrivere in questo campo qualcosa qua, però se abbiamo, come dicevo prima, un prospetto accanto a noi con il possibile acquisto di PC, lì ci sarà scritto qualche nome, tipo la scheda grafica, il modello o qualcosa, e si può mettere lì. Se no, molto pratico è l'etichettatura delle ricerche qua. Diciamo le scritture sono più grandi per i termini cercati più spesso e più piccoli per quelli meno spesso, però magari guarda caso qui sotto basta fare un click da qualche parte su, per esempio, questo modello di scheda grafica, magari è già proprio quella che ci serve, quindi è comodo solo cliccare lì e torniamo a una pagina tipo quella di prima con i dettagli di questo componente. E così, questo qui è una ricerca, diciamo, meno specifica, più generica, un po' su tutta la banca dati dei componenti di questo sito. Torniamo indietro, c'è ancora un link che è che rappresenta degli indici, la classificazione delle performance delle varie componenti. E qui, ecco, dicono che gli indici, le classificazioni sono per processore, cioè CPU, processore grafico, schede madre e dischi, ci sono anche i modelli di dischi, vengono testati anche quelli. Quindi se clicco su dischi, per esempio, vediamo ci sono i modelli di dischi che possono esserci in un PC, addirittura dove c'è l'informazione anche con la fascia di prezzo e con quale tipo di file system sono stati testati questi dischi. Diciamo che l'Ubuntu da qualche versione ha EXT 4, quindi giusto per informazione. Io attualmente sto usando un PC con S4, se installate Ubuntu da zero
per difetto vi formatta il disco, ve lo prepara con questo file system ext4. Vabbè, comunque il principio che volevo mostrarvi è che ci sono vari modelli di disco e sono classificati appunto per performance, quindi qui bassa fascia, media, alta, e ci sono i modelli più performanti, rispettivamente fascia bassa saranno quelli meno performanti, ma naturalmente costano anche meno, quindi ognuno può fare i suoi calcoli a seconda delle sue esigenze. Stesso principio ovviamente per i processori, ecco l'AMD e Intel che la fanno da padroni, vari processori, questi qui di fascia low end, fascia bassa, media, e vediamo un po', qui si va addirittura ai 55 dollari, 175, non so se si può confrontare con i prezzi perché poi dipende tanto come sono fatti i vari processori, si va anche fino a 3000 dollari per una fascia media e fascia alta, addirittura vedete non si va così alti però di prezzo, quindi non è proporzionale necessariamente il prezzo, ma dipende appunto dall'architettura del processore in questo caso. Intel Core 7 per esempio si viene qui uno di fascia alta come prestazioni, e poi qui ci sono i risultati delle prestazioni dei test fatti, e quindi si possono comparare anche questo sito. Diciamo che il mio tutorial che sto registrando adesso si focalizza sul mostrarvi dove potete trovare informazioni di compatibilità con Linux, ma volendo analizzare un po' l'utilizzo per esempio di questo sito, vedete che c'è Add to Comparison, che vuol dire potete scegliere varie componenti, aggiungerle a una tabella di comparazione, poi verranno presentati assieme i vari modelli. Ecco, quindi qui fate poi voi se siete curiosi. Il principio adesso l'avete visto dell'uso di openbenchmarking.org. Andiamo avanti e qua proprio nel sito padre di Linux, sito fondamentale proprio della fondazione Linux, The Linux Foundation, abbiamo il database delle stampanti, ecco, Printer Compatibility Database. Anche perché ho scelto di mostrarvi questo link? Perché le stampanti sono sicuramente fra le componenti esterne a un PC, cioè le cosiddette periferiche più acquistate, più usate, più frequenti, insomma, ecco. E proprio per questo assume particolare importanza conoscere prima di andare ad acquistare una stampante se questa funzionerà bene, mediamente bene, o non funzionerà per niente con Linux. Ecco qua allora la classificazione in questo caso, quando si va a cercare un certo modello, è questa, la leggenda è qui, dunque funzionerà perfettamente, tre pinguini, funzionerà per la maggior parte delle funzionalità previste dalla stampante, due pinguini, parzialmente un pinguino, per niente pinguino con su il divieto, insomma, ecco.